Sono Lagostagnello, professore Lagostagnello. Dunque, vorrei parlare un poco della mia esperienza scolastica, prima come studente e poi come insegnante. Quando sono andato a scuola, negli anni della prima fanciullezza, ci andavo in primi anni non troppo volentieri, perché non volevo staccarmi da casa mia, dai miei genitori. Poi ho incontrato sul mio cammino di studente una signora, la prima insegnante, la signora Augusta Lucia, che ricordo ancora con tanta simpatia e forse anche nostalgia. Ecco, questo è il mio primo impatto. E feci con lei, la mia prima insegnante fu la signora Santoro. La Santoro, che era una zia del professore Achille Romano. Spesso io ne parlo col professore, e questa insegnante, mi ricordo, era bionda, e ricordo, io tengo nella mia memoria ancora il nome dei suoi tre figli, del marito. Ricordo che il marito era un pezzo di uomo alto. Poi la signora Santoro lasciò la scuola di Somma, l'elementare di Somma, che allora l'elementare di Somma era costituito da un solo edificio che sta attualmente a via Roma. Dunque, questa signora Santoro, devo dire la verità, era molto comprensiva. C'è stata una materia che io non ho mai digerito troppo con simpatia, ed è la matematica. Fu dunque, anche allora non brillavo. Lei in seconda avrebbe voluto promuovermi in terza, se non che mia madre insistette perché io ripetissi la seconda, proprio per questa ragione, per la matematica. E la signora, proprio dopo quando, l'accontentò. E quindi con la matematica, quindi ripetendo, nel frattempo poi la signora Santoro, voglio dire, ha lasciato Somma, è andata a Gallarate perché il marito aveva vinto un concorso lì in quella sede. Dunque, allora sono passato con la signora Augusta, di cui stavo parlando prima. La signora Augusta non era originaria di Somma, era siciliana, e lei faceva, come cognome, faceva Stronconi Lucia. Stronconi Lucia, dunque, una brava signora, abbastanza anche dolce di carattere, vero? E ho fatto dunque seconda e terza con lui. Quindi prima e seconda con la Santoro, seconda e terza con la Ragosta. Promosso in quarta, ho un contratto sulla mia strada di studente, di studentello, il professor La Preta, che era un sacerdote venuto da Napoli, abitava a Gomero, col treno arrivavano ogni mattina questi professori. Ricordi che andavano a fare prima la spesa della carne, e poi venivano a scuola. E arrivavano alle 8, insomma,
che poi alle 9 iniziava la lezione e dunque veniva l'alunno, quindi mamma mia. E che con lui ho fatto quarta e quinta. Ecco, siccome io se dicevo che io volessi diventare sacerdote e se avevo una certa tendenza allora, ecco, una certa inclinazione, è vero, lui mi chiamava per simpatia Don Danilo, perché dato che allora al sacerdote si dava il don, ben visto di quello che sarebbe stata la mia vita, lo chiamava don. Si parla tanto. Poi ho avuto ancora un altro professore, ma non per un normale ciclo scolastico, ma perché allora la scuola organizzava anche dei corsi estivi. E il professore che ci teneva durante questi corsi estivi era Vecchione Vincenzo, il padre della signora Pia. Di questo professore, dopo quegli anni, dunque, i nipoti di questo professore poi sono diventati miei alunni privati. Si parla tanto dell'uso di della violenza. Io ho avuto professore Severino. Ricordo la spalmata, la cosiddetta spalmata, ma non l'hanno usato i miei professori, ma hanno usato altri professori che insegnavano. Tra parentesi dico che uno dei miei compagni di classe era Pasquale Di Palma. Per molti anni dopo non l'ho visto. Ci siamo rivisti dopo molti anni, direi. E ho trovato che questa era una persona di un'estrema delicatezza. Quando ci siamo incontrati, lui mi dava il voi, al che io dissi: Pasquale, noi siamo stati compagni. E lui mi rispose: e va bene, siamo stati compagni, però voi siete andati avanti con gli studi, eccetera. Voi siete andati avanti con gli studi, io no, e compagnia. A che io dissi: Pasquale, ma che significa questo? Siamo stati compagni e mi devi dare il tuo. E allora, quindi, lui si è arreso dopo questa mia insistenza. L'ho trovato sempre disponibile, ogni volta che io, vedendolo, ho chiesto un passaggio. Quindi, ecco, ritorniamo a parlare in quel discorso che è interrotto. Dunque, il professore Vecchione l'ho visto sempre col cosiddetto finocchietto in mano, sempre, ma non usato con me. Ma ho visto la spalmata, la cosiddetta spalmata, che era una mazza rettangolare e doppia, usata da altri professori su altri compagni. Ecco. C'erano altre, per esempio, altre punizioni allora, come per esempio, dunque, applicavano i professori un foglio, avevano alle spalle un foglio su cui c'era scritto "io sono un asino", e lo portavano il ragazzo nelle varie aule perché i compagni potessero leggere questa dichiarazione. E io ricordo che ho letto una volta una dichiarazione di questo tipo. Passato dunque, poi dopo la quinta io sono entrato in seminario.
dopo la quinta elementare io sono entrato in seminario. A questo punto la mia narrazione, più che riguardare, è vero, soltanto la scuola, riguarda proprio la mia vita di seminario. Mi è costata molto nel 39, ottobre del 39, lasciare la famiglia. Mi ricordo che io andavo per la mano con mio padre, che mi portava alla stazione per prendere il treno che mi avrebbe portato a Napoli, perché io sarei dovuto andare a seminario di Nola. Però per ragioni, diciamo così, logistiche, perché Napoli si raggiunge in mezz'ora. A Napoli c'erano parenti di mia madre che potevano in qualche modo sostituire, quindi per provvedere a qualche mia necessità, quindi andare a seminario di Napoli. Trovai un rettore che si chiamava un signor Malasonna. Questo Malasonna era così panciuto che la sua scrivania doveva tenere, aveva un incarico davanti per potersi mettere la pancia dentro. E quando applaudiva, per esempio, lui non poteva applaudire con tutte le mani, applaudiva soltanto con il modo che, come devo dire, la punta delle dita della mano destra potesse appena toccare il dorso della mano sinistra. Era in punizione fioccata, no? Nel senso che c'era severità, ma non erano punizioni, non c'era violenza, insomma, non era. Ricordo una volta questo rettore che mangiava con noi, poi vide che un'intera tavolata di 10 ragazzi non mangiava, chiamò il prefetto, cioè un altro seminarista più anziano che pensava all'ordine, alla disciplina, vero, che manteneva l'ordine, la disciplina. Chiamò il prefetto e disse: perché non mangiano? Perché è salato. E allora lui si fece dare un piatto, erano lenticchie, è vero. Si versò dell'acqua dentro, 2-3 volte, ma visto che rimanevano salate, disse al prefetto: lo devono mangiare. E lo dovrebbero mangiare, compagni miei. E questo lo dico specialmente a quei ragazzi che fanno i capricci: questo lo voglio, quell'altro lo voglio, quello non può, quello non può. Erano tempi anche duri, anche per quelli che non stavano in seminario, che disponibilità economiche non erano tanto forti. Allora, uno dei professori, si chiamava Ceccolella ed era un sacerdote. Ricordi che questo ci disse: ragazzi, è possibile che uno qualche volta non abbia studiato, oppure si dimentica nello studio un quaderno, i quaderni. Dovete dirmelo prima che io vi chiami, altrimenti metto zero.
un giorno verso marzo, poteva essere, io avevo studiato, avevo fatto gli esercizi di analisi logica e scritta che lui voleva, analisi logica e scritta, dunque il testo, poi a fianco il caso, il genere, il numero, la parola latina, la traduzione e poi sotto la traduzione tutta la frase. Noi però lui, quando se lui ci chiamava, lo dovevamo fare questo, lo dovevamo fare oralmente, però dovevamo fargli vedere anche il quaderno in cui avevamo fatto l'esercizio. Una volta io mi dimenticai il quaderno nello studio perché ero un ragazzo timido. Io non gli dissi in anticipo che me l'era dimenticato, dunque mi era dimenticato questo quaderno. Se non che mi chiamò. Io feci un breve esame di coscienza. Disse, mo, se glielo dico, mi metto in te. Dunque, allora il sapente, sì, io me adesso va, io sono preparato, può darsi che lui non se ne accorge. E allora mi chiamò, incominciamo, eravamo quattro ragazzi, io ero il quarto, il primo, il secondo e il terzo non risposero, tre o quattro esercizi risposero, io rispondevo sempre. Beh? A un certo punto lo vide che lui cacciava la testa di sopra dei miei quaderni che tenevo in mano, di sopra dei miei libri che tenevo in mano. Dissi, è finita. In me. Il ragionamento, io ho fatto un ragionamento in me. Dico, io gli esercizi li ho fatti, sono preparato. Quindi vado là, mi chiamo, e io rispondo, e potesse che non se ne accorge. Invece lui cacciò il collo da giraffa di sopra dei libri miei, dice che questa, qual è dove sta. Mi sentì aprire un fosso sotto i piedi. Dico, professore, io l'ho dimenticato al studio, nello studio. La risposta furono queste testuali parole. La posta, io e te non ci intendiamo ancora. Per ora ti metti in ginocchio. Zero nel registro, rapporto ai superiori. E punizione anche la sera con ritmo particolare. Se non si facesse questo, anche adesso, succederebbe il benvenuto. Con i professori, con i parenti che si schierano contro i professori. Allora i professori avevano sempre ragione, i superiori avevano sempre ragione. E questo io lo dico perché chi non lo sapesse, voglio ricordare che sono stato 40 anni professore, perché io nella scuola sono entrato a 6 anni e ne sono uscito quando ne avevo 64 di anni, o qualche anno in più. Questo è un ricordo. Intanto scoppia la guerra, 10 giugno del 1940, e quella data io non me la sono mai più dimenticata. Allora si temevano i bombardamenti. I miei genitori pensarono di non farmi tornare più
devo dire, fui rimandato, ma non il latino, questa è una cosa che devo ricordare, fui rimandato in italiano. Andai a fare l'esame scritto a ottobre, settembre, non mi ricordo quanto era, ma ottobre era. Ricordo la traccia che ci diede. Cosa deve fare un buon seminarista ora che la patria è in guerra? Dunque, il nome del professore, Cercolella, sembrerebbe un nome strano un po'. Qualche anno fa, recandomi a un fare delle analisi cliniche a Napoli, quando ebbi il reperto, quindi che era firmato Cercolella, volli parlare con questa persona che si chiamava Cercolella. Lei era una donna. E dice, figli, io ho sentito parlare, che nell'ambito della famiglia ho sentito dire che c'era stato un sacerdote. Divento molto severo, non cattivo, per pensione. Comunque qualcuno sembra severo, non sembra cattivo. La cattiveria è una cosa e la severità è un'altra. Ora, quando ho fatto con questo tema, il tema che ho detto prima, il tema vero, cosa deve fare un buon seminarista ora che la patria è in guerra, e beh, devo dire, io non mi resi conto, perché siccome mi aveva preparato durante l'estate un sacerdote di Somma, il parroco Prizzico, mi hanno preparato. Quando sentì questa traccia, mi disse, cosa deve fare un buon seminarista? A pregare perché la patria vinca. Io invece scrissi che doveva studiare. E in quel tema ci fece entrare un sacco di cose, comprese che facevo esperimento, dunque, a Enrico Toti, il quale, essendo claudicante e non avendo la gamba, all'ultimo momento fece con le cruce e le scagliò contro il nemico. Dunque, quindi lasciai il seminario di Napoli per passare dunque, al seminario di Sarno. Ma quello fu un anno normale a Sarno, insomma. Ricordo la foce che allora non era sfruttata dalle industrie, quindi si vedevano le acque, si vedevano le anguille guizzare in quello del fiume, eccetera. Venne un visitatore apostolico, Monsignore, non mi ricordo che era un vescovo, constatando certe irregolarità, fece chiudere il seminario. E allora a questo punto i miei genitori dissero che non ci rimane altro che il seminario di Nola. A quei tempi, per chi non lo sapesse, non c'era alcun collegamento diretto tra Somma e Nola. Si prendeva la vicinanza. I miei genitori prendevano un treno alle 7 e venivano a fare visita. Alle 7 e un quarto arrivavano con treni affollatissimi. I treni erano affollatissimi perché nel frattempo erano venuti gli sfollati da Napoli, che si erano venuti per sfuggire ai bombardamenti, e quindi era un treno che erano sfollatissimi. Quindi si pigliava il treno. Da Somma alle 7 e un quarto, si arrivava a Napoli verso le 8 meno un quarto, meno 5, e si poteva fare il biglietto soltanto Somma Napoli, non Somma Napoli. E allora, perché poi arrivato a Napoli, si andava su e si faceva acquistare un biglietto per Nola. Treno partiva alle 8 e qualcosa, e si arrivava a Nola alle 9 e 20.
Dunque, e poi si faceva mezz'ora di cammino a piedi per arrivare al seminario alle 10. Questo io lo dico perché qualcuno ha detto che tra somma e nona ci sarebbe continuità di tradizioni. Come si potevano mantenere continuità di tradizioni e influssi di tradizioni quando non c'era la possibilità di comunicare direttamente con nona? E questa storia si andava, dunque questa storia capitava anche al ritorno, cioè quando bisognava fare la stessa era. Quindi per venire a trovare i nostri genitori per un'ora a nota, noi impiegavano mezza giornata tra andata e ritorno. Noi poi andavamo a casa soltanto a Natale e Pasqua. E si andava a casa a Natale e Pasqua dopo, alla conclusione conclusione del pontificale, che a Natale e a Pasqua il vescovo celebrava in cattedrale, e questo pontificale finiva a mezzogiorno e noi scappavamo subito perché di lì a poco, dopo mezz'ora, c'era il treno per Napoli. E molte volte per arrivare prima non andavamo neppure fino a Napoli, scendevamo a Marigliano e ci facevamo il giorno di Natale e il giorno di Pasqua a piedi da Marigliano a sopra, e si arrivava invece di arrivare alle 2, si arrivava magari verso una. Mi ho avuto come professori, prima come erano i superiori, mi ho avuto Monsignor Cacciolo, un santo vescovo, è vero, che si mortificava pure lui, è vero, dunque si dava delle mortificazioni fisiche, è vero, lui dormiva con una posta, come devo dire, con qualche una capsula mancante, no? Mi ricordo, e poi dunque su un materasso molto sottile che poggiava sotto le tavole, però era sempre molto premuroso per noi nel valle di questo Monsignor Cacciolo. Io l'ho avuto dunque come lettore in terza, quarta e quinta. E poi in ginnasiale, e poi anche in prima liceale a Salerno. Dunque, quando poi fu allontanato dal seminario perché fu nominato vescovo di Gaeta, ausiliare di Gaeta. Vento parlare di Monsignor Cacciolo, che era imparentato con delle. Cioè, era fratello di coloro che a Torre del Greco, a Torre Annunziata, voglio dire, producevano la pasta, la pasta, i maccheroni. E siccome molte volte quella che si visitava con la tessera, ma il signor Cacciolo molte volte faceva appello alla bontà dei fratelli. E dunque, diciamo, lì ho avuto Monsignor Cacciolo come rettore e Monsignor Giuliano come vice rettore. Monsignor Giuliano era un nostro concittadino. Allora, dunque, adesso Cacciolo e Giuliano stanno godendosi la pace del Signore. Ho avuto dei professori, ricordo il nome di tutti i professori che ho avuto. Ricordo il professore Vecchioni, che non era lo stesso professore di cui ho parlato prima. Era un sacerdote, un padre della schiava, era
Poi ho avuto un signor tedesco che, essendo di Roccalainola, era di Roccalainola, però adesso a Somma ci sono alcuni parenti suoi. Beppe, la Dina, greco storico latino. Calabrese, un altro sacerdote, sempre professore di lingua. Don Luigi Esposito, che poi dopo andò rettore al santuario di Santa Filomena, a Montero, a Santa Filomena, e professore Polimeni Carlo come parroco a Camposano, professore di matematica. Sono stati tutti, quindi ho fatto qualche esperienza, dunque adesso devo far riprendere. Uno di questi professori che ho detto, erano tutti professori seri, ecco, seri, perché voglio distinguere la serietà dalla severità, messo di sé. Ce n'era uno, il professore Calabrese, che usava anche le mani. Ricordo che una volta eravamo in quinta, eravamo 15 ragazzi. Lui chiamò alla cattedra due alla volta, chiamò tutti e 15 su un, non mi ricordo quale fu la domanda, su cui nessuno seppe rispondere. Lui stava al centro, noi intorno a lui. Uno schiaffo ci pigliò tutti quanti. Si vide un ondeggiare di teste che mi è rimasto impresso. Ma nessuno osava fiatare davanti a queste cose. Inoltre, una volta io, era di giovedì, mi ricordo, e inoltre io non mi ero preparato alla geografia, lui faceva anche la geografia, dunque all'ultima ora, da mezzogiorno a luna. Era un giovedì. Arrivato al mezzogiorno continuò a parlare di quello di cui stavo parlando prima. Questo a mezzogiorno e quarto, alla mezza. Io pensavo, dico, ma quando dice passiamo, io dico, chiedo di andare nel bagno e poi si va. Arrivamo a mezzogiorno meno un quarto, alle 1:15, io dico adesso non passa più la geografia. Dopo pochi minuti passiamo alla geografia, disse lui. Io mi alzo, dico professore posso andare nel bagno? Lui mi fa, dimmi prima la geografia e poi vai nel bagno. Professore, non l'ho preparato. Lui mi fa, adesso puoi entrare. Dunque, adesso puoi andare. Ma puoi andare. Dico, adesso non ti che ci vado. Ebbene, ma in questi casi non mancava mai la porta superiore. Non abbiamo avuto come professore ancora di lettere Don Luigi, dunque Esposito, un altro sacerdote, severissimo, ma per severissimo io intendo quante come serietà. Allora pretendeva che anche se aveva un'ora di lezione, dovevamo portare tutti i giorni tutti e 5 le materie. Dunque,
Questi sono i ricordi di questo. Arriviamo fino al ginnasio, per ora questo si tratta della vita ginnasiale. Capitò in quegli anni che il seminario fu requisito dagli inglesi. Per cui noi stavamo al terzo piano, mentre loro avevano dunque piano destra, l'inglese piano destra e il primo piano. Una volta, dunque, era quasi sul pari dell'estate, il rettore, che era bravo in musica, ci preparò all'aperta, su una terrazza all'aperta, diciamo, ci preparò e ci fece cantare il coro a bocca chiusa della Madame Butterfly, quindi eseguimmo questo coro a bocca chiusa. Dopo, all'improvviso, ci sentimmo un fragoroso applauso da parte degli inglesi che avevano sentito e chiedevano il bis, e non dovevamo fare il bis. Però questi inglesi davano un po' di fastidio a noi, perché loro, mi ricordo che quando bevevano, la bottiglia la mettevano in contenitori fuori alle camerate. I seminaristi, passando, rubavano questa, perché era un rubare, diciamo, rubavano questi contenitori, queste bottigliette, e le mandavano a casa. Non so che cosa ne facessero, io non l'ho mai fatto. Una volta, era mezzanotte, sono venuti a svegliarci e a passarci la rivista per trovare queste bottiglie. Ma ricordo pure anche una cosa un poco squiziosa. I signori, siccome erano abituati stavano bene, insomma, rispetto a noi, questi soldati, come vedevano, per esempio, apparire su un pane una macciolina verde, per loro era perduto quel pane, e allora però non lo buttavano, lo davano a noi, anche altre vivande, lo davano a noi. E una volta ce l'hanno data a noi, abbiamo avuto cena. Caso strano, quella sera nessuno ha chiesto di fare il bis, perché noi chiedevamo spesso di fare il bis se rimaneva qualcosa. Quella sera nessuno era, perché non era gustosa. Durante la notte si vide un accorrere continuo dei seminaristi nei gabinetti, perché aveva prodotto quei resti avevano prodotto delle conseguenze. Tanto più che quando alcuni giorni dopo un seminarista andò in infermeria, il rettore gli domandò da quanto tempo non ti porti, e questo seminarista avrebbe detto da quando ci siamo portati tutti quanti. Credo che si sia capito l'allusione magari spiritosa a questa cosa, vero? Questi sono i ricordi che si fermano alla mia vita di studente ginnasiale. Ci sarebbero poi i ricordi riguardando la mia esperienza di studente liceale. Bene, dunque alla fine dunque abbiamo conseguito poi la licenza ginnasiale
e siamo passati al seminario di Salerno, al seminario regionale di Salerno. Abbiamo avuto il primo momento lo stesso lettore che avevamo a Nola, Monsignor Bartolo. Poi è stato cambiato, è venuto da noi un sacerdote di Padova che aveva avuto un'esperienza molto grande, molto bella, interessante sul campo, sul fronte russo, perché era andato spontaneamente come cappellano in Russia ed era diventato cappellano capo, quindi responsabile di tutti i cappellani militari della Russia. Ed è stato colui che in Russia ha fatto le ricerche dei cappellani, dei soldati morti, è vero, ha inventato anche, ho trovato anche un mezzo cui ai soldati sepolti in Russia, ad esempio, ha fatto mettere nelle mani di questi soldati una barbiletta in cui erano contenuti le notizie biografiche di questa soldati. A noi poi un po', come ho detto prima, Monsignor Carciullo e poi Monsignor Pimpanello. Tra i professori, Monsignor Ruggero Andrea, professore di latino e greco in prima e vice rettore, dunque in secondo punto poi professor Palmarina di latino e greco, un sacerdote, che Monsignore, dunque genovano o genovese. Professore Meles, latino e greco in persa. Poi c'era un professore palmesano, professore di italiano per tutti e tre anni, il quale era stato cappellano militare, questa volta in Libia lui. Ci diceva sempre che lui in Libia era riuscito a mettere in silenzio nelle discussioni di carattere culturale, è vero, a tacere i suoi colleghi ufficiali. Ma noi ci meravigliavamo di queste cose, perché lui era un professore che per spiegare tanto aveva bisogno di leggerci il commento di Pietro Bono. E quando non trovava giusto subito la nota, diceva, diciamo che cosa dice, vediamo che cosa dice il nostro Pietro Bono. Poi ancora, anche per la letteratura, insomma, ci veniva a leggere qualche libro, non mi ricordo qual è il solito. Questo qui diceva spesso a noi, che, come ho detto prima, che in Libia lui era riuscito a mettere a tacere il professore e i suoi colleghi ufficiali. Il caso ha voluto che quando nel 51 io sono stato chiamato a fare il servizio militare, e lascio pensare alla gente, a chi mi ascolta, con quanta gioia io sia andato a fare questo servizio militare e con quanta gioia abbiamo appreso tutti noi di essere stato messo, di essere messo quando fummo messo poi in congedo. Io durante questo servizio militare conobbi un cappellano il quale diceva di essere stato cappellano militare in Libia. E io gli parlai del mio professore di italiano, di cui ho parlato prima.
E dicevo, ma è vero che il professore, dunque Parmesano, da cappellano, riusciva a mettere a tacere gli ufficiali in Libia in una discussione di carattere corporale. E lui diceva sì. Dice, ma perché? Dice, ma come facevi? È perché lui si metteva a gridare e quindi praticamente gli altri non potendo gridare, tacevano. Però al primo anno abbiamo fatto una paura, alla fine del primo anno abbiamo fatto una paura che ha portato alla morte di un compagno. Questo compagno ce lo siamo ricordati tutta la vita, si chiamava Pepe Angelo. Ed era la morte di questa, era un riflesso del clima politico che esisteva allora in Italia. Perché ci furono nel 1946 le prime elezioni politiche e la lotta era acerrima tra Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. Voi direte che c'entra, comunque il seminario, quindi c'entra il seminario perché la Chiesa scese in campo come prima persona, la Democrazia Cristiana ha vinto allora perché ha avuto il supporto e il sostegno della Chiesa. E allora i seminaristi più grandi furono mandati a casa perché facessero propaganda. Noi, più piccoli, rimanemmo in seminario. E venivano questi comunisti a fare la propaganda fin sotto il seminario, a magari a minacciare pure. E con il megafono, però, come lo faccio sempre. Quando furono le elezioni, il 2 giugno mi pare, arrivavano notizie allarmistiche in seminario. Si diceva che i comunisti avessero bruciato il seminario di Aversa, si diceva che tale professore è stato dato, scusate la parola in dialetto, a pagliuccate. Dunque si faceva il nome e il cognome a Napoli. Quindi fummo, noi ci trovammo in una tensione notevole. E allora, una sera di giugno, uscivamo dal refettorio dopo la cena in fila. Dunque, noi eravamo 500 ragazzi, uscivamo in fila, allora era dunque 500 ragazzi, dunque eravamo dunque parecchi tavoli. E siccome noi, dunque primo, secondo e pronto, sempre servito con piatto, per ogni tavolo c'erano 10 persone, noi pigliavamo, accatastavamo i piatti e li ponevamo a limitare il tavolo in modo che un serviente, passando col carrello, potesse pigliare questi piatti. E quindi ogni tavola erano 30 piatti. Queste cose le dico perché sennò non si capisce quello che è successo dopo. Uscivamo a due per volta, prima del due. Nel corridoio c'era una
una impalcatura di vetro sotto cui bisognava passare. Allora, si prende, a un certo momento si gira a destra, si brava a destra, perché si danno gli scalini per andare ai campi di ricreazione all'aperto, perché lì c'erano i campi di ricreazione all'aperto, c'erano presenti che era quella sera. Le suore quella sera dimenticarono di legare il mastino, e questo mastino fu trovato dai primi che erano usciti, come si chiama, libero. Di scatto si girarono per la paura e tentarono di guardare, gridando cane. Gli altri che stavano dietro, sapete che cosa hanno capito? Hanno capito i comunisti, pronti a sparare. Non si è capito niente più. E certi particolari adesso servono a farvi capire bene. Perché nel passare sotto all'inventriata faceva il muro, tutto. Allora la gente che stava dentro al cuore del pettore, che non vedeva, dice: questi già stanno sparando. E nello scappare, a urtare i tavoli cambiavano posizione. E allora, capite perché ho detto, dopo si capirà, perché nell'urtare contro i tavoli i piatti cadevano. Le catastrofe cadevano e si sentiva brum. E gente che era stato prigioniero in Germania si andò a trincerare dietro gli sgabelli, come a dire: dice, questi già stanno sparando. C'erano i, come si chiamano, i camerieri che passavano, che portavano i carrelli, i seminaristi nello spinger li facevano passare sotto la ruota e si trovavano dall'altra parte. Qualche seminarista, devo dire la verità, ha approfittato pure dell'occasione. Dunque, il povero, diciamo, Monsignor Ruggiero, il vice rettore, che stava al centro del refettorio con le mani in testa, disperato, perché non aveva più come per marci. E all'improvviso poi è venuto Don Nicola Menna, che ci ha calmato, ha detto quelle sono cani. Dunque, che dice, quello è un cane, Don Nicola Menna. Allora è ritornato la calma, la serenità, eccetera. Ci siamo messi in fila e siamo andati ognuno dove andare, nei campi di ricreazione all'aperto. Questo compagno, Pepe, Ancia, di cui ho detto prima, si è buttato addosso a un compagno per essere sostenuto, e questo compagno gli è andato a chiamare i superiori, non si sono trovati, comunque poi dopo è stato preso, questo qui che è svenuto, cioè diciamo svenuto, ma quella era il cuore che veniva meno, è stato portato sotto una fontana, acqua in faccia, perché pensavano fosse svenimento, invece non era lo svenimento. Portato quindi acqua in faccia e all'improvviso suona la campana, dice si va in cappella a recitare il rosario per il compagno. Noi il rosario l'avevamo già recitato, perché si recitava la sera alle 7, quindi qua stiamo parlando delle 9, quasi delle 10. Finito il rosario è venuto un signor Ruggiero, che adesso è morto pure lui, in mezzo alla cappella, dice è morto. Io non vi dico che cosa è successo, la commozione, l'emozione. Ebbene, e nello stesso tempo fece la camera ardente, poi andando a letto tutti quanti
sprangando le porte. E i superiori che dicevano, ma quello lo spirito passa pure attraverso le porte, mette le sprangate. I ragazzi potevano pigliare la messa, dopo un mese pigliare la messa per fare queste cose. Hanno dovuto darsi un calmante la sera. La mattina dopo un compagno nostro di Caivano, perché questo era di Caivano, questo porto qui, fu mandato in macchina a Caivano per andare ad avvertire la mamma del compagno morto. Quando non glielo dissero subito alla mamma che il figlio era morto. Quando arrivò fuori alla porta del seminario, andò la il custode del seminario e gli disse che il figlio era morto. Non vi dico dove arrivarono le grida di quella mamma. Ancora adesso io, nel ricordarlo, mi sto commuovendo. Fu fatto poi anche l'esempio solenne, per il 500, un esempio fatto con la partecipazione di 500 seminaristi, è un esempio solenne. Ebbene, per ora i miei ricordi della vita lì si fermano qui, anzi, dunque, io dunque, per dire una cosa, poi andare a concludere gli studi liceali gli studi universitari, ne parliamo la volta prossima, vero? Dunque, diciamo, andare a concludere a Calasanzio. E io, dunque, allora ricapitolando, i professori che ho avuto al liceo sono professore... Ah, scusa, devo dire una cosa molto importante. I professori erano tutti sacerdoti, ad eccezione dunque me. Dunque, Meles, Ruggiero, Palmarini, Palmesano, Belliso, De Martino di Castellammare, che era professore di filosofia. Professore di matematica era professore Trucillo. Era un ingegnere, non era un sacerdote. Era altissimo, tanto alto, lo dico in senso ironico, che quando passava in mezzo alle file dei seminaristi che stavano seduti, andava alla pari dei seminaristi. Immaginate in quanto potesse essere alto. Ma era severissimo, forse per questo, per quella sua, questo complesso era. I seminaristi non potevano reagire a questa severità, però pur non crudeli, perché quando si andava nel gabinetto di fisica, che era all'anfiteatro, con i banchi si trovavano incisi sui banchi di legno, si trovavano delle incisioni: Trucillo, Metatesi, Citturro. Poi che altro? Un carretto con delle botti, su queste botti una figura femminile, vicino all'asino, è vero, un uomo, è vero, allora sotto questa area, vicino alla figura femminile, la moglie di Trucillo, sotto alla figura maschile, Trucillo, e i figli di Trucillo. Un giorno lui passando per questi banchi, ho visto queste cose. Io non vi dico che cosa è successo. Si dimise immediatamente, è vero, non voleva più venire a insegnare. Dovette andare a casa sua a convincerlo l'arcivescovo di Salerno, Monsignor Moscardi, e lui disse: io guadagno tanto da ingegnere che non avrei bisogno di venire a insegnare in seminario, una miseria. Però
sia la croce. I seminaristi non furono puniti, perché infatti si sapeva che non si sapeva. Dunque, ma ci fu una maggiore non equilibrio nel rapporto tra insegnante e questa cosa. Personalmente io ricordo i miei professori e i miei superiori con simpatia, è vero. Furono loro che si accorsero che il sottoscritto a un certo momento non voleva servire su quella strada. Furono soprattutto i padri spirituali, Monsignor Tommasini e Monsignor Fontana. Monsignor Tommasini è diventato vescovo. Come avete visto, ho avuto superiori che più o meno si sono fatti. Io non avevo il coraggio di dirlo a mio padre che non volevo essere sacerdote. E feci finta di andare a Salerno a chiedere il parere del rettore, ma io già sapevo che cosa mi avrebbe detto. Infatti mi disse che non era cosa, non era impegno. Quando tornai, mio padre mi disse: ma perché non ti faceva dare il permesso di andare all'altro seminario, a Napoli? Sapete che cosa rispose io? Papà, perché non ti fai credo tu come apostolo? E mio padre accettò la mia decisione, disse io voglio andare all'università. Papà, questo in senso una cosa più affettivo, un tono più affettivo, Papà mi disse tu vai avanti e vengo dietro. Nel senso che scegli tu e io con i soldi. Cose che non hanno fatto tanti altri compagni miei. Ho visto compagni miei che sono arrivati ogni volta che arrivavano con i genitori, tornavano con la faccia rossa, di schiaffi. E qualcuno di loro ha un altro compagno, qualcuno di loro che è diventato sacerdote, ha un altro compagno ha detto: io sto meglio di te adesso, perché tu sei sposato e devi essere fedele a tua moglie, io non devo essere fedele a nessuno. Cercate di capire il significato di questa risposta. Grazie di avermi ascoltato e ci sentiremo la prossima volta.